Dovremmo riportare in ospedale per un controllo. Ho aspettato un attimo, voglio parlare con il commissario. Come ti senti, papà? Tuo padre è stato fortunato. La pallottola è entrata e uscita senza provocare grossi danni. Immagino però che tu abbia dovuto avere un male tremendo. Immagini bene, fa male. Sta sanguinando, eh? Sei stata coraggiosa. Il merito tuo, sono stato padre ancora in vita. Luigi, senti? Sì. Voglio parlare con Elda. E non so, mi stanno portando via. No, ti prego solo un attimo. Bene, però devo essere presente anche a me. Fate attenzione, piano, piano, piano. Fatemi scendere. Aspetta, aspetta, non partire. Elda, Elda, io non ho ucciso tuo padre. Volevo dirti soltanto questo. E te lo dimostrerò. Assassino, bugiardo. Ti porterò le prove. Portatemi via. È stato un caso. Ero passato in ufficio per prendere due documenti quando ho sentito Ivan e Anita che litigavano. E lui la stava minacciando. Ivan minacciava Anita? Lui voleva venire da te a raccontarti tutto. A quel punto sono entrato io. Pare che loro due sapessero già da molto tempo che voi due siete padre e figlia. Ah no, questo non è possibile. Anita non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Poi Ivan sarebbe sicuramente venuto a dirlo. Credo proprio di no, visto che era d'accordo. Nostra piccola dolce Anita. Tanto egoista e folle di gelosia da non esitare a rubare in casa di Elena pur di far sparire una foto che avrebbe chiarito tutto. Giuliano, ma è stata lei? Eh? Ma non è possibile. Anita non mi avrebbe mai nascosto una cosa così importante. E invece l'ha fatto. Complimenti, l'hai proprio educata bene, una vera Ferri. Pronta a tutto pur di raggiungere il suo scopo. Adesso basta, basta, basta. Io sono sfinita, voglio andare a casa. Giuliano, ti prego, portami a vederti qui. Certo. Certo, mio. Pensa che sorpresa per tuo padre. Quando scoprirà che tu ti sei prostituita con me... Solo per il fatto di non fargli sapere che Elena è sua figlia. Tu non dirai nulla. Non conviene neanche a te, Ivan. È impossibile che tu sia così stupido. Papà ti ucciderebbe. Oh, hai ragione, non ci avevo pensato. Allora forse posso non dirglielo. Però come mi hai insegnato te, cara Anita, queste cose hanno un prezzo. Che vuoi dire? Voglio dire che se tu, per esempio, ti dimenticassi del nostro passato e ricominciassi come da zero, e soprattutto ti dimenticassi di quel chierichetto di mio nipote Federico. Lascia fuori Federico da questa storia. Tu non lo devi nemmeno nominare. Chiaro? Che cos'è? È una sorta di gioco erotico particolare, un po' perverso. Oh, forse ti stai sentendo tanto vecchia. Che hai bisogno di andare a letto con i ragazzini più giovani di te. Si tratta di amore. Ma tu non sai nemmeno di che parlo. Non puoi capirlo. E allora mi dispiace per te. Ma non potrei godertelo molto, il tuo amore. Tra poco tuo padre ti cercherà. E allora ci sarà veramente da ridere. Cosa è successo? Cosa ti hanno fatto? Niente. Francesca, dov'è? Mamma. Valeria. Grazie per quello che hai fatto.
Lascia stare, non ho fatto niente io. Che succede, papà? Stai male? Ti do questa impressione. Vero? C'è qualcosa che mi...